Napoletana. Anche oggi un intervento della Polizia Metropolitana, questa volta addirittura sul territorio di Napoli. Sì, addirittura a Napoli, ma perché vede, il corpo della Polizia Metropolitana si sta distinguendo per la lotta alla mafia, alle mafie ambientali, e bisogna perseguire ogni illegalità. Insieme all'Interforza credo che stanno facendo un ottimo lavoro e soprattutto ci specializziamo sempre di più nel perseguire i reati ambientali, ma il corpo della Polizia Metropolitana persegue anche altri reati. Non da ultimo, da un mio indirizzo e dall'indirizzo dell'amministrazione, cerchiamo di reprimere anche gli illeciti che si verificano per strada, il degrado dei parcheggiatori abusivi, il degrado di tante tante altre cose che comunque fanno parte delle mafie e delle camorre di Napoli. Ancora una volta la Polizia Metropolitana agirà a 360 gradi, reati ambientali, reati sul territorio. Ma sicuramente un agente di polizia giudiziaria persegue qualsiasi reato. La Polizia Metropolitana è specializzata nei reati ambientali, ma come recita l'articolo 12 del Codice della Strada, viene un attimino prima anche della Polizia Municipale per i reati che si pongono sulla strada. Quindi questo sarà sicuramente uno dei compiti a cui la Polizia Metropolitana, insieme al suo ottimo comandante, saprà sicuramente portare a termine.